Mary riderà poi con Confindustria Nautica martedì a chiusura di questo salone, ma sapete che è un salone della grande ripresa, più 20% di visitatori, daremo anche questi numeri a chiusura, ma siamo tornati a livelli davvero importanti. Qua si vendono barche che noi contiamo di tenere sul suolo italiano, contiamo creando indotto sul suolo italiano, contiamo di dargli servizi di qualità per tenerli sul suolo italiano, dal refitting, da quelli più propriamente tecnici a quelli tipicamente del nostro paese, dall'agroalimentare alla cultura, alle città d'arte, tutto è visitabile attraccando una nave sulle nostre coste. Quindi abbiamo ritenuto, e in una breve riunione che abbiamo fatto adesso vi abbiamo detto anche il presidente Cecchi al ministro Garavaglia, che ben è consapevole che il suo ministero deve fare la cerniera ovviamente tra tanti ministeri. Noi sappiamo che purtroppo sul mare abbiamo ancora una frammentazione di competenze, capitanerie di porto, regioni, Stato, concessioni, è un mondo complesso, ma è un mondo complesso che si deve mettere a servizio del turismo, delle persone che ci visitano e del mondo della nautica. Per questo credo che sia francamente una delle visite più qualificanti a questo salone, e ringraziamo ancora il governo per la persona del ministro Garavaglia, perché la presenza è stata importante, l'attenzione è stata importante, segno che in qualche modo un governo attento al mondo delle imprese in un momento di ripresa, diciamo che non guasta. Ministro. Allora, è un anno che si annuncia positivo, sappiamo una crescita del PIL importante, però si può fare di più, abbiamo il dovere di fare di più. Ci ricordiamo gli anni in cui si pensava fosse una cosa intelligente tassare le barche, dimenticandosi che banalmente poi le barche stanno sul mare e si spostano. Fortunatamente questo appartiene al passato, adesso dobbiamo investire su un settore strategico per il paese che è proprio la nautica, per cui sosteniamo questo settore e per esempio nella misura che stiamo predisponendo come Ministero del Turismo per aiutare il rinnovamento delle strutture ricettive, vogliamo inserire le marinerie perché fanno parte del sistema ricettivo, del sistema paese, e noi abbiamo bisogno del massimo della qualità in ogni punto del paese.